Ciao a tutti amici di quelli del telefono.it. Oggi andremo a vedere ShoulderPod direttamente da Barcellona presso al Mobile World Congress. Questo ShoulderPod, diciamo, è un gancio che serve più che altro per fare video con il nostro telefono, per scattare foto, che per rendere tutto molto più stabilizzato, perché come potete vedere qui noi andremo ad inserire il nostro telefono grazie a questa ghiera, che praticamente allenterà la molla che c'è all'interno in modo tale, vedete, da fare scorrere. Poi, grazie a questi gommini che sono all'interno, non rimarranno segni sul nostro dispositivo, quindi con tutta sicurezza potremo andare ad infilarlo. Allentiamo un altro po', così. Ecco, come potete vedere, il telefono, mettiamolo contraria. Ecco fatto. Una volta inserito, per esempio, andiamo ad aprire la nostra applicazione per la fotocamera. Ed ecco, noi potremo tranquillamente girare un video o fare delle foto impugnandolo tramite questa impugnatura appesantita, appunto, per rendere tutto più stabile. Altrimenti, cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare ShoulderPod come una dock, vedete, basterà inserire in questo modo e il telefono rimarrà tranquillamente in piedi. Poi, ovviamente, facendolo scorrere possiamo inclinarlo di più. Volendo, potremo poi successivamente svitare la base, che abbiamo visto appesantita, che in più, ricordo, abbiamo anche il laccetto di sicurezza in modo tale che noi quando andremo ad impugnarlo per effettuare delle riprese, saremo in sicurezza, quindi se anche ci cadrà, avremo comunque questo, tipo un telecomando della Wii, ecco, per farla breve. Ecco, come potete vedere si sfila, qui sotto abbiamo il passo che possiamo avvitare tranquillamente anche ad un treppiedi per rendere ancora il tutto molto più stabilizzato, oppure inserire nuovamente il nostro telefono per fare una foto e appoggiarlo in piedi per fare magari farsi un selfie da lontano, comunque fare una foto di un panorama su una base comunque piana. Tutto questo l'abbiamo visto al Mobile World Congress di Barcellona, c'era lo stand, ce l'ha fatto provare e tra l'altro lo vendevano anche direttamente lì. Comunque possiamo trovarlo in vendita direttamente sul sito www.shoulderpod.com al prezzo per l'Europa di 29,90 euro. Quindi devo dire, è un accessorio veramente carino, non prende neanche troppo spazio e in più ci agevola appunto le nostre foto, le nostre riprese con qualsiasi dispositivo. Bene, questo è tutto, un saluto, cari amici, continuate a seguirci sul nostro canale di quelli che telefonano.it.